Ciao ragazze, oggi mukbang, spaghetti, aglio, olio e Un attimo. peperoncino, spaghetti, aglio, olio e peperoncino con il, che mi passa dietro, il cameraman, con il pomodoro sopra. Cosa stai facendo, cameraman? Boh, il cameraman è andato di là, in bagno. Allora, sentiamo questa delizia. Io gli metto poco peperoncino perché io non è che sono una patita di peperoncino, di cose piccanti, piccanti, assolutamente così. Grazie per avermi salvato. Dai, figa, siediti. Grazie a chi ha mandato la mamma di mio fratello. La prossima edizione. Cin cin. Ah, oggi ha nevicato? Ma che ne fai? Così si mangia. Ragazzi. Mangia. Buon appetito! Vado a prendermi il sugo. Non ce n'è più di sugo. Vado a prendermi il sugo. Non c'è sugo. Domani No, spesa. domani non spesa. Domani passeggiata. Domani passeggiata. Niente passeggiata. Vedrete la passeggiata. Nel prossimo video la mamma si farà vedere come si trucca abitualmente. Ma cosa stai dicendo? Come si trucca abitualmente No. per le grandi serate. È in poltrona. Dovevo andare qua, che non c'è niente. Mi fa vedere il suo armadio tutto indossato, un po' vestiti sbarazzini. Un po' sexy. Non ti sei fumato la mozza moscata. Con i tacconi, tacco 12. E 12. Comunque è molto buona la pasta. È buona, buona, buona. Domani appunto facciamo il video della camminata. Io sto aspettando a fare il video del frigorifero perché non ho proprio voglia di farle il frigorifero. Chi c'è voglio, ragazzi? Appetito. Guardate che belli che sono i tovaglioni dei Minions. E grazie ai tovaglioni teniamo in piedi la Green Light. Per forza non ho la cosa ancora. Devono arrivare i soldi e non ce l'ho ancora da comprarla, da prenderla. Com'è che si chiama? La roba lì. Io Green Light. la chiamerei lampada rotonda. Mamma mia, che antica. Devo fare ancora il makeover. No, deve fare il makeover. È tipo che devi buttare tutto quello che hai nei guardaroba. Certo. Se non ho quasi niente dentro la guardaroba, che ho dovuto buttare via tutto quando sono venuta qui. Cosa stiamo facendo?
Buono, buono, buono. Volevo prendere quell'aglio che si spruzza, quello che è già insieme a, all'olio. Prossimamente vedrete una challenge mia. Mangio per 24 ore cibo di bambini piccolini da 9 mesi a un anno, ecco. Tutte cose da, non dico neonato, però quelli che vomiti, i bambini non li piace, magari sono grandi, perché sono fatti con chimicità. Ma cosa non sono stai fatti dicendo? Naturalmente. Allora lui ha mangiato la chimicità. Ma quelli erano fatti in casa. Ma se li compravo al supermercato? Ma era il 2005. Tu sei nato nel 2005? Nel 2008. Vedo che sa fare bene i conti. Vabbè, stavo scherzando. Senso dell'umorismo zero. No, ma praticamente tu mangiavi gli omogenizzati, i biscottini, quelli tipo, non so, aspetta, i plasmon. Anche il latte, quello dei bambini. Chissà mamma nel 74 cosa mangiava. Non lo so. Gli sassi. Non c'erano i supermercati nel 74. Ma come no? Sono certo. Arrivati nell'80. Non so, è troppo piccola. Dopo mi fai cazziatoni. A prova. Guardate. Non so cos'è, una pappetta. E restando a tema bambini. Il mais e la tapioca era buonissimo. La cremina con la mais e la tapioca. Sì. Questo è il formaggio. Il pane grattugiato che mi sono messo un attimo dentro nel coso, l'intruccito. Invece di dire rimbambito, nell'intruccito. Vabbè, ragazzi. Cosa per ragazzi? Troppo. Ma ci sono di quelle cose che io non so. Troppo. E di quelle parole che io non sapevo neanche l'esistenza. Non so, il packaging, che cacchio è, oppure. Ma che ne so io, ma cosa. Ma parlate come mangiate. Parlate in italiano. È la challenge del vlog della. Italiano no, Italiano zero. Buono. Col cuore. Ma adesso terminiamo già quasi finita la mia pasta. Vedete, ho finito la pasta. Cos'è sto rumore? Allora, ricomponiamoci. Il video è finito. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. Ciao.